1 giugno 2023, anche quest'anno siamo arrivati al mese del Pride. Quale migliore occasione per riempirsi il portafoglio? Per celebrarlo. Oggi faremo un magico viaggio nel mondo della disinformazione e delle bufale che ogni giorno cercano di scolorire l'arcobalenoso mondo LGBT, andando ad avvelenare inutilmente il pozzo, scatenando odio e danneggiando non solo la comunità LGBT, ma anche chi inconsapevolmente cade vittima di queste fake news. Robe tipo questa o questa. Ma andiamo con ordine. Uno degli argomenti più caldi sul tema LGBT sono chiaramente i bambini, perché si sa, qualcuno pensi ai bambini! Quindi il numero di perle sul pezzo è incredibilmente alto. Partendo con la serie Bambole Trans, in cui vediamo svariati post lamentarsi dell'opera di propaganda secondo cui la lobby gender starebbe immettendo sul mercato milioni di bambole col cazzo. Salvo che poi ste bambole col cazzo non si trovano da nessuna parte, anzi... In realtà si trovano online le versioni senza pipino. Poi vabbè, si vede anche abbastanza chiaramente che siano state fatte appiccicando insieme due parti separate. Lobby gender, insomma, bene con le trame malefiche oscure, ma col bricolage proprio non ci siamo, eh? Ci sono poi i libri per bambini presentati come opere per fargli il lavaggio del cervello, ma che poi, guarda caso, si scopre essere opere satiriche per adulti. Cioè, esistono libri per adulti con delle immagini? Ma dove andremo a finire? Speriamo che non scoprano la sezione yaoi nelle fumetterie. Ci sono poi casi ancora più assurdi, come questo, spacciato per opera di educazione gender ai bambini, ma che si scopre essere una storia di un autore fervente sostenitore delle terapie di conversione eterosessuale e che racconta di un bambino reso omosessuale dagli abusi dello zio. Cioè, disinformazione sulla disinformazione. Super combo. Comunque, il tema della maledetti algoritmi che censurano. Il tema della spiedofagia è ricorrente in quanto si vuole far passare questa narrazione in cui ci sarebbe un'associazione tra omosessualità e spiedofagia. Un grande classico sono i manifesti taroccati e venduti come fotografie scattate durante i Gay Pride. Anche in questo caso poi troviamo immagini prese da siti internet in cui gruppi di omofobi si organizzano per spargere deliberatamente bufale online aggiungendo la P alla sigla LGBT, ovviamente spacciandola come un'iniziativa delle lobby gender, P che ricordiamo sta per pomodorofilia. Le foto taroccate ai Gay Pride comunque danno un sacco di soddisfazioni. Tipo questa, in cui bruciano le croci. Perché non bastava crocifiggerlo, bisognava pure grigliarlo. Peccato che non arrivi da un Gay Pride, ma da una protesta in Brasile nel 2013, che col Gay Pride non c'entra niente. Oppure questa, in cui si vede un bambino che piange. Peccato che anche in questo caso la foto circoli in rete dal 2010 sia stata usata per attaccare un festival musicale nel 2014. Però periodicamente ciccia fuori. Chi dice sia stata scattata al Pride in Sardegna, chi a Roma, chi in Toscana. È un pene ubiquo. Che poi chi può dirlo, magari ci aveva davanti la foto di Adinolfi. Qui vediamo una bandiera sostituita da un tenero bimbo, mentre qui la chicca finale, una bandiera con dei dildi scambiata per la bandiera dell'ISIS. Che poi voglio dire, fa davvero ridere poter pensare che la comunità LGBT possa supportare l'ISIS, a meno che la T non stia per terroristi. C'è poi tutto il filone dei personaggi famosi. Qui il sempreverde Zelensky, da oggi in versione con capelli caparezza. Poi c'è Trudeau, reo di aver vietato le terapie di conversione eterosessuale. Poi c'è il presidente del Lussemburgo. Perché sì, dai, Lussemburgo, banche, euro, ci sta bene. Ma poi chi minchia lo conosce il presidente del Lussemburgo? Figurati se si accorgono che in realtà c'ha sta faccia qui e non c'entra nulla con la foto. Ma la chicca vera è un'altra. Il direttore della ONG di Soros, così generico, senza neanche specificare il nome, perché non penso lo conoscano. Serve che vi specifichi che non è veramente il direttore della ONG di Soros? Che poi voglio dire, ma vi pare che il direttore della ONG di Soros va in giro in pullman a Roma? Cioè, potevano almeno metterlo a dorso di drago, non lo so. Che poi voglio dire, in fin dei conti, no, ma se anche fossero stati loro,
Cioè, ma chi se ne frega se 20 anni fa si vestivano da tigro? Mica ha fatto niente di male tigro, perché odiate tigro? Un filone bellissimo sono le cose omosessualizzanti, perché chiaramente questi non si spiegano di come possano esistere gli omosessuali, perché, che ne so, banalmente l'omosessualità non piace a Dio, o che ne so, la patata è così meravigliosa che non se ne capacitano, e quindi si danno un sacco di spiegazioni fantasiose. C'è chi dice di non mangiare carni rosse in gravidanza, e chi lo scrisse era un blog satirico. Ma vaglielo a spiegare ai ricondivisori compulsivi. Chi disse che bere acqua dal rubinetto renda gay per via dell'elevata presenza di stronzio? E qui non farò battute facilone sullo stronzio. Ci furono professori che condussero studi affermando che la marijuana renda gay. Senza ovviamente trovare le correlazioni dimostrando nulla, Però si è fatto lo studio. Chi disse che il vaccino rende gay? Chi che aveva trovato un video in cui l'avversaria politica iniettava un siero ai bambini per renderli gay? E poi la mia preferita. I Pokémon rendono gay. Perché, sì dai, è lampante. C'è chi vende test genetici per scoprire se sei omosessuale. C'è chi invece offre una cura, naturalmente omeopatica. È già tanto che non è biodinamica e vibrazionale. Oh, se siete arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, date un'occhiata al mio libro Cascina Speranza, link in descrizione. Tornando a monte, i disinformatori devo dire che sono sempre al passo coi tempi, riuscendo a generare degli splendidi episodi crossover con le dinamiche dell'attualità che sfociano in storie favolose. Tipo, di recente si sono inventati il battaglione polacco LGBT pronto ad attaccare la maschia, cattolica e virile Russia. Che poi, voglio dire, tra tutti i paesi, proprio la Polonia dovevano prendere, cioè insomma, che è proprio baluardo per la difesa dei diritti LGBT. Quando c'era il vaiolo delle scimmie, scrissero che era la malattia dei gay che si inculavano i macachi. Una robina vintage, dai, per far tornare un po' i tempi dell'AIDS. Quando si parlava di DDL Zan, dicevano che se fosse passato sarebbero stati vietati il Vecchio e il Nuovo Testamento. Quando c'era la tanto odiata Azzolina, ci si inventò che voleva modificare l'inno di Mameli nelle scuole perché offendeva la comunità LGBT. Che io voglio dire, posso anche capire il personaggio. Ma chi crede in ste cose? Ma lo conosce l'inno? Ma quando offende la comunità LGBT? Ah, scusate, ci sono i loghi di Rai e Mediaset, deve essere vero per forza questo meme. Approved by Meme Commission. Che poi voi potreste anche pensare, vabbè, ma sono meme, sono cavolate, sono piccole cose. Ma è proprio da queste piccole cose che si va a creare la cultura dell'odio, no? Da questi continui mattoncini che vanno a creare un'emergenza che non esiste, perché la gente non sa distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. Mi spiego meglio. Qualcosa di grottesco, qualcosa di orrido l'avrà sicuramente fatto e lo farà anche in futuro la comunità LGBT. Ma quando accadrà, quando farà qualcosa di offensivo, la gente non lo catalogherà come un caso isolato, come un'iniziativa del singolo, ma lo vedrà come l'ennesima attività della malefica lobby gender che vuole omosessualizzare l'umanità. E ci aggiungo una cosa, di mezzo non ci va solo la tanto maltrattata minoranza LGBT, ci vanno di mezzo un po' tutti. Perché quando il supereroe Pillon si inventa un'indignazione verso le statue lesbiche, non sapendo, facendo finta di non sapere che si tratti in realtà di un'iniziativa per sensibilizzare sulle madri single, fa un danno all'iniziativa per le madri single. Quando i bufalari strillano online che le scuole vogliono abolire la festa del papà per non offendere i gay, non capendo che le scuole lo fanno per non mettere in difficoltà i bambini che un papà non ce l'hanno, fanno un danno ai bambini. Non mi sorprende quindi che si sia creata nel tempo questa cultura dell'odio che deve sfogare le proprie frustrazioni verso un nemico che non esiste, che a loro non toglie niente, che quindi si sfocia in delle cose ridicole. Tipo questa petizione per abolire il gender, signori, 17.000 firme per fermare la colonizzazione LGBTQ in Europa. Raga, ma non lo sanno neanche loro cosa vuol dire. E questo è tutto per oggi, spero che il video vi sia piaciuto, nel qual caso vi invito a lasciare un commento qualsiasi, scrivete qualsiasi cosa, il vostro colore preferito, lasciate un mi piace, condividete il video, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!